Lunedì 15 giugno, bentrovati, buon inizio settimana con l'informazione di Cilento Channel. Apriamo il notiziario di oggi con la cronaca: 2.800 kg di hashish e 1 milione di pasticche di anfetamina del peso complessivo di 190 kg sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza al porto di Salerno. Ma vediamo tutti i dettagli nel primo servizio. 2.800 kg di hashish ed 1 milione di pasticche di anfetamine per un valore di 40 milioni di euro. Un vero e proprio colpo al traffico di stupefacenti grazie ad un maxi sequestro di droga al porto di Salerno è stato quello inflitto dalla Guardia di Finanza alle prime luci dell'alba. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia partenopea, ha sequestrato all'interno di un container in sosta al porto di Salerno 2.800 kg di hashish e 1 milione di pasticche di anfetamine del peso complessivo di 190 kg. Gli stupefacenti erano nascosti in un carico di copertura di oltre 4.500 capi di abbigliamento di varie marche, risultati contraffatti anch'essi sottoposti a sequestro. L'ispezione del container è avvenuta in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e con l'impiego di un apparato scanner. L'individuazione del carico è il frutto dell'incrocio delle risultanze investigative del GIGO di Napoli con l'analisi della documentazione acquisita presso le società di navigazione, da cui è emerso che il container era giunto dalla Siria presso il porto di Salerno. La stessa agenzia delle dogane, infatti, aveva già interdetto l'uscita dal porto del container in attesa di un'ispezione doganale, in quanto dall'analisi di rischio era emersa un'anomalia della rotta commerciale. Per quanto riguarda le droghe sintetiche, secondo quanto evidenzia la finanza, si tratta di un sequestro di assoluta rilevanza sia per il quantitativo sia per il particolare allarme sociale legato all'utilizzo di tali sostanze, soprattutto da parte dei giovani. Cambiamo argomento, ci spostiamo in Regione Campania. Completato lo screening su commissioni d'esame e personale scolastico. Il servizio a cura di Gianni Petrizzo. È stato completato alla vigilia dell'insediamento delle commissioni degli esami di maturità il piano della Regione Campania Scuole Sicure, screening di massa con tamponi dedicato al personale docente e non docente. Il totale del personale sottoposto a tampone su base volontaria era di 12.862. La percentuale di adesione è stata del 60,3%. Il risultato è nessun positivo. Lo screening per i commissari degli esami di maturità e per tutto il personale scolastico è stata un'iniziativa unica in Italia, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. È la prima operazione del programma che proseguirà in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico e che prevede il monitoraggio sanitario del personale docente e non docente per dare tranquillità alle famiglie. È una scelta della Regione, ne siamo orgogliosi ed è stato un atto di responsabilità e di rispetto per tutto il mondo della scuola che ha vissuto momenti difficili in questi mesi e che ha registrato l'impegno straordinario del corpo docente e del personale a cui va la gratitudine della nostra regione. Com'è del tutto evidente, la nostra è una posizione opposta a quella del Ministero dell'Istruzione, che ancora una volta dimostra atteggiamenti o irresponsabili o provocatori verso i docenti e le famiglie. Un ministro che propone l'apertura dell'anno scolastico il 14 settembre per chiudere poi 3 giorni, poi riaprirle e richiuderle ancora in qualunque paese civile, sarebbe invitato a dare le dimissioni. Lavoreremo nei prossimi giorni per quello che sarà possibile per evitare questa vergogna. E restiamo sempre in ambito scolastico, nella città di Agropoli, esami di maturità al tempo di Covid. Il liceo Alfonso Gatto pronto ad accogliere gli studenti in tutta sicurezza. Ascoltiamo la dirigente scolastica, Anna Vassallo. Cogliamo l'occasione per spiegare esattamente come sono stati riorganizzati gli spazi della scuola per accogliere in sicurezza sia i nostri studenti sia il personale della scuola che è impegnato nelle operazioni d'esame. E cominciamo qui dall'ingresso. Abbiamo praticamente riorganizzato sia l'ingresso che le uscite, prevedendo un ingresso dedicato per ciascuna commissione. Premetto che questa sede in via Fiamme Gialle accoglie 4 commissioni, quindi ognuna delle commissioni avrà un suo ingresso dedicato. Come si può vedere qui dal cartellone,
L'ingresso principale sarà, diciamo, presidiato costantemente da un collaboratore scolastico che farà entrare e uscire i candidati con elenco nominativo alla mano di chi quel giorno è stato convocato per sostenere il colloquio. E tutti i cancelli saranno naturalmente tenuti chiusi per evitare assembramenti all'interno dell'area di pertinenza scolastica. Come si può vedere qui sul cartellone, dall'ingresso principale poi si diramano i vari percorsi per arrivare alle sedi delle commissioni, che sono evidenziati con le lettere A, A1, B e B1. Qui siamo all'ingresso A, che è stato segnalato con apposito cartellone. Ingresso A è destinato alla prima commissione, poi salendo al piano successivo, dove è indicato con il secondo cartellone, c'è l'ingresso A1 destinato alla seconda commissione. Ogni commissione ha la sua entrata che è stata opportunamente segnalata. Questa è l'area destinata ad una sola commissione. Ogni commissione è composta di due classi, però lavoreranno separatamente. Prima i candidati di una classe, poi i candidati della seconda classe. Qui sono stati collocati i banchi per la riunione plenaria del 15 di giugno. In realtà solo il primo giorno i commissari si riuniscono tutti quanti insieme in quest'area. Dal secondo giorno in poi saranno nell'aula destinata agli esami. All'ingresso dell'aula abbiamo posizionato la piantana con gel igienizzante a fotocellula. Poiché tutti i commissari e tutto il personale che accede in quest'aula, compresi i candidati e gli accompagnatori, devono obbligatoriamente igienizzare le mani prima dell'ingresso. E questa è l'aula come organizzata per il colloquio. Questa è la posizione del candidato, dove abbiamo posto uno schermo in plexiglass per dare l'opportunità al candidato di poter abbassare la mascherina durante il colloquio. Avrà a sua disposizione tutti gli strumenti necessari, cioè la LIM, il PC e qualsiasi altro sussidio che gli sia necessario. I commissari sono praticamente seduti ad una distanza di 2 metri l'uno dall'altro e abbiamo segnalato tutte le distanze con appositi adesivi. Tra un candidato e l'altro, i collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare e a disinfettare lo schermo in plexiglass, il banco del candidato, la sedia e tutti gli strumenti tecnologici che sono stati utilizzati. Quindi tra un candidato e l'altro ci saranno almeno 15 minuti di tempo per poter arieggiare l'ambiente e disinfettare adeguatamente tutte le suppellettili. Anche i servizi igienici sono stati adeguatamente organizzati. Possiamo entrare. Innanzitutto abbiamo esposto la cartellonistica su come lavarsi le mani con acqua e sapone, così come consigliato dal Ministero della Salute. E abbiamo collocato all'interno dei servizi igienici sia il contenitore con sapore neutro, sia l'asciugatore elettrico per le mani. Nelle aule destinate ai colloqui e alla commissione sono state naturalmente esposte tutte le raccomandazioni consigliate dal Ministero della Salute, in modo che siano sempre ben visibili. Abbiamo qui nella zona centrale, possiamo renderci conto di quale sia la distanza tra una commissione e un'altra. Quindi da quel lato abbiamo una commissione, quindi una classe per volta, da quest'altro lato un'altra commissione, una classe per volta, quindi c'è tutto lo spazio necessario per un adeguato distanziamento sociale. Dall'ingresso dedicato ad ogni commissione, che come possiamo vedere sono differenziati, i candidati poi avranno un unico percorso di uscita, che è questo che stiamo indicando a terra. Quindi, dopo aver svolto il colloquio, il candidato e il suo accompagnatore, ricordiamo che quest'anno il candidato potrà avere un solo accompagnatore,
dovranno seguire questo percorso per arrivare all'uscita. Naturalmente le porte saranno tenute tutte aperte per evitare il contatto frequente con i maniglioni e anche per consentire un continuo arieggiare degli ambienti. Questo spazio è destinato, quest'area è destinata all'uscita. Quindi abbiamo separato in maniera netta l'ingresso dall'uscita proprio per evitare interferenze o contatti tra chi entra e chi esce. Per concludere questo servizio vorrei lasciare un messaggio ai miei studenti e a tutti gli studenti che si stanno preparando per sostenere l'esame di Stato. Studiate ragazzi e cercate di fare un esame che sia dignitoso e soprattutto ricordate una cosa importante: guardare sempre ai vostri sogni, ai vostri progetti di vita, di non farvi mai distrarre da altro e di raggiungere i vostri obiettivi, perché è importante nella vita riuscire a costruire il proprio progetto di vita, credo sia la cosa più importante, quindi io auguro a tutti un forte in bocca al lupo e spero di rivedervi prima possibile, innanzitutto per darvi gli auguri con un abbraccio. Restiamo sempre su Agropoli, importanti interventi di restyling, ecco, sono partiti presso il porto turistico che si rifà il look. Sentiamo l'intervista al primo cittadino d'Amocopola. Hanno preso il via da alcuni giorni i lavori di restyling del porto di Agropoli. Alcuni mesi fa venne pubblicato il bando di gara per un importo complessivo di circa 630.000 euro per la realizzazione di una serie di interventi della struttura portuale agropolese che consentiranno di rendere la stessa ancora più efficiente ed accogliente. Lunedì 8 giugno sono cominciati i lavori di restyling del porto di Agropoli. Lavori che abbiamo dovuto purtroppo rimandare a causa del periodo Covid che ha visto bloccare tutte le opere in città. Lavori che, vi ricordo, sono stati finanziati dalla Regione Campania per un importo di 630.000 euro, sono cominciati il lunedì. La prima cosa che voglio dire è che, nonostante siamo arrivati un po' in ritardo all'inizio dei lavori, vi garantiamo che il lavoro stesso è stato immaginato per lotti funzionali in modo tale da non dare fastidio all'attività del porto stesso, che durante questo periodo naturalmente è in piena attività. Quindi tutti gli interventi sono stati immaginati per micro lotti, si finisce un pezzo e poi si va oltre. In questo modo l'impatto sarà minimo. La prima cosa che voglio dire. Ma quello che dobbiamo ricordare, raccontare, secondo me, è il tipo di intervento che è stato immaginato. Innanzitutto abbiamo ritenuto di rifare il marciapiedi, quello che tutti quanti frequentiamo per le nostre splendide passeggiate qui sul porto di Agropoli, perché era assolutamente in una condizione di degrado. Abbiamo naturalmente poi, oltre questo, immaginato di creare un restyling del molo di soprafrutto, intonacandolo e mettendolo a posto. Abbiamo naturalmente ritenuto di dover rifare tutto quanto gli asfalti, di potenziare e rinnovare la pubblica illuminazione, di creare delle panchine per rendere più confortevole la passeggiata, in questo caso panchine intelligenti si chiamano, dove uno può anche ricaricare il cellulare. E alla fine, diciamo, ci sarà anche un'area dedicata, un'area verde, un'area giochi dedicata ai bambini e alle famiglie, così da rendere veramente ancora più bella questa passeggiata che noi tutti agropolesi amiamo fare presso il nostro porto, e naturalmente rendere la nostra struttura ancora più bella per chi ci viene a trovare durante il periodo estivo o per chi con le barche arriva in approdo nel nostro luogo più importante in termini di accoglienza. Tutti questi lavori, come ho detto, verranno svolti in maniera coordinata proprio da non disturbare nessuno e riteniamo che in poche settimane tutto questo lavoro verrà completato e sarà lasciato alla libera fruibilità dei cittadini e dei turisti. L'impegno e il lavoro continua senza sosta, a presto per ulteriori notizie e ulteriori approfondimenti.
Breve pausa pubblicitaria per noi, restate sintonizzati, a tra poco. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Bucino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni causati da negligenza medica o imprudenze. Siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza. Offriamo consulenza gratuita, massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni. Perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno, telefono 0974 17 35 044, sito internet risarcimentitalia.com, Facebook GSA Risarcimenti Italia. Un posto speciale per i tuoi cari, Villa Franca, a Domignano Scalo. Soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Servizio assistenziale con personale qualificato OSS e OSSS. Ristorazione con rispetto della tabella dietetica approvata dall'ASL. Animazione con programmi mensili di attività occupazionali per migliorare la qualità della vita. Servizio di lavanderia interno. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Telefono 0974 63 61 25. www.villafrancaarl.it. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli high clip.
profumeria fornitissima delle più grandi firme. Profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia, creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier, idee regalo, gruppo riflessi, abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione. Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Andiamo a Sapri, dove ieri mattina per la prima volta il treno alta velocità Italo è arrivato alle ore 10.09. Ma ascoltiamo e vediamo i dettagli nel servizio e le interviste al sindaco Antonio Gentile e al senatore Castiello. Ieri mattina alle ore 10.09, per la prima volta, il treno alta velocità di Italo si è fermato nella stazione ferroviaria di Sapri. Per tutta la stagione estiva, dunque, il Cilento con le stazioni ferroviarie di Sapri, Agropoli e Vallo della Lucania saranno collegate quotidianamente con il nord da e per Torino e Milano e il sud, grazie ai due convogli dell'alta velocità Italo e Frecciarossa. Quest'ultimo, che rispetto agli ultimi anni offriva il servizio solo nei fine settimana, insieme ad Italo giornalmente offrirà un servizio importante. Ovviamente si spera che questo importante servizio possa essere mantenuto per tutto l'anno. Antonio Gentile, sindaco di Sapri, giorno molto importante per il Cilento e per la stazione di Sapri, per la prima volta ferma Italo, l'alta velocità sarà a cadenza quotidiana. Una importantissima opportunità per il nostro territorio, per tutta l'area di collegamento nord-sud e viceversa. Servizio commerciale, da oggi parte anche il servizio dell'altro vettore di Trenitalia, quindi tutto il Golfo di Policastro, l'area cilentana si ricollega al resto d'Italia, dal nord al sud. Importante per i nostri residenti, ancora di più importante per i flussi turistici che contiamo arrivano. L'alta velocità ha dato già ottimi risultati negli anni precedenti, dimostrando l'importanza per questo territorio. Siamo convinti che un collegamento quotidiano, e il ringraziamento va ai vettori privati di aver fatto questo investimento commerciale, contiamo di raccogliere i frutti anche quest'anno e spieghiamo che il servizio venga confermato anche per gli orari invernali. Ecco, adesso questa è proprio la nuova sfida, quella di cercare di allungare il servizio anche oltre l'11 ottobre. Anche oltre l'11 ottobre, sono dei servizi commerciali, ripeto, delle politiche aziendali. La disponibilità da parte delle istituzioni c'è a voler mantenere questo servizio, che poi sarà anche a servizio di tutte le popolazioni residenti. C'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di far crescere il settore. Devo dire che è stata una battaglia lunga, abbiamo iniziato con un fitto scambio di corrispondenza intercorso tra me e il dottor Francesco Fiore, che all'epoca, mi riferisco al 2019, quando è iniziata questa fitto scambio, diciamo, di comunicazioni, di solleciti, di preghiere da parte mia, insistenti preghiere. Il dottor Fiore all'epoca era all'apice del settore commerciale della società Italo, è stato estremamente disponibile, cortese, comprensivo delle necessità di sviluppo di questa parte sud della provincia di Salerno. Il Cilento è stato sempre emarginato. La fermata, lo spegnimento del servizio dell'alta velocità a Salerno ci ha penalizzato fortemente. Ed era il momento, dopo 10 anni di alta velocità e di esclusione del Cilento dall'alta velocità, era il momento di recuperare il nostro ingresso nel circuito dell'alta velocità.
E ringraziamo Sapri Live e Francesco Lombardi per le interviste realizzate e per le immagini che ha fornito alla nostra redazione. Continuiamo invece con le notizie, andiamo ad Amalfi, Travelmar riparte dal porto, vediamo. Ad Amalfi riparte la mobilità via mare con la storica compagnia Travelmar, che con il post-Covid rimette in navigazione le sue bellissime navi garantendo i collegamenti da e per la costiera amalfitana. Nella sola giornata di ieri abbiamo registrato un flusso di circa 600 passeggeri tra andate e ritorno. Queste le dichiarazioni di Marcello Gambardella, CEO della Travelmar, pronti ad accogliere a braccia aperte anche i turisti. Nella sola giornata di ieri appunto abbiamo registrato un flusso di circa 600 passeggeri tra le corde di andata e corde di ritorno e quindi siamo pronti ad accompagnare in piena sicurezza i turisti. La nave garantisce il distanziamento. Nelle aree interne sono stati posizionati tutti i simboli con le rispettive segnaletiche, poi igienizzanti agli ingressi e alle uscite e mascherine. Stiamo inoltre promuovendo la promozione online in costiera anche tedeschi, francesi, europei e filippini. Restiamo sempre in costiera amalfitana, grande richiesta per il turismo escursionistico. Vediamo. La costiera amalfitana punta sul turismo anche escursionistico, come ha sempre fatto nel post-Covid, ancora di più, ma in sicurezza. Abbiamo iniziato la nostra attività, le passeggiate che stiamo organizzando prevedono la presenza di una guida nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative di sicurezza, ha detto Michele Inserra, guida ambientale escursionistica. Siamo partiti dal Sentiero degli Dei, da Agerola a Positano e quindi dalla piazza di Bomerano, località del comune di Agerola, sui Monti Lattari. Solitamente iniziavamo ad aprile, oggi invece ripartiamo da giugno. Le passeggiate che stiamo organizzando prevedono la presenza di una guida ambientalista escursionistica che garantirà la massima sicurezza nel rispetto dei protocolli. Dunque gruppi molto contenuti, distanziamento di un metro o, dove il sentiero lo consentirà, anche di due metri, prenotazioni online in modo da contenere ed evitare possibili assembramenti. E si terrà domani mattina, martedì 16 giugno alle ore 10:30 presso l'aula consiliare Corrado Grande, casa comunale di Castellabate, una conferenza stampa dove verranno illustrate le modalità di fruizione e di accesso agli aerelini pubblici e l'organizzazione per l'accoglienza turistica nel rispetto delle norme anticontagio. Interverranno per l'occasione il sindaco Costabile Spinelli, il sindaco di Agropoli ad Amocoppola e il sindaco di Pollica Stefano Pisani. Andiamo di nuovo ad Agropoli e vi mostriamo il servizio realizzato da Luisa Cantalupo e Benedetta Petrizzo in onore dei festeggiamenti di Sant'Antonio. Vediamo. Anche quest'anno si è potuta celebrare la festa in onore di Sant'Antonio in zona Moio. Presso la chiesa a lui dedicata abbiamo intervistato il parroco Don Carlo Pisani. Per la nostra comunità la festa di Sant'Antonio credo sia fondamentale, è un evento che noi aspettiamo tutto l'anno. Quest'anno è un po' più in sordina, ovviamente per l'emergenza Covid, ma sarebbe stata così lo stesso, perché abbiamo perso uno dei pilastri della nostra comunità l'inverno scorso, per cui siamo tutti un po' tristi per questo motivo, quindi è tutto un po' più soft. Però questa festa è dedicata ad Alfonso Migliorino, gliel'abbiamo dedicata tutti con il cuore ed è sempre con noi, è con noi nelle parole, nei gesti, nei nostri ricordi di ogni momento, perché questa festa si fa anche perché c'era lui, che era l'anima, uno dei pilastri della nostra comunità. Noi siamo volontari, diamo una mano a Don Carlo per quanto riguarda insomma il mantenimento del distanziamento sociale, facciamo in modo che le persone stiano dove devono stare, questo per permettere a tutti noi di godere della gioia di questi momenti che per noi sono un momento di aggregazione, la comunità si ritrova tutta qui attorno a quella statua in questa settimana ed è bellissimo. Beh, che dire, già detto tutto il nostro presidente, cioè la festa di Sant'Antonio per noi ormai è il clou, anche se quest'anno ci sta una persona mancante. Noi per la festa di Sant'Antonio ci teniamo come tutti, penso, i nostri concittadini della zona,
Questo l'abbiamo fatto soprattutto per il nostro Alfonso, perché è dedicato tutto a lui praticamente, come fosse in mezzo a noi stasera, e quindi ci dedichiamo qua. Quest'anno per causa di forza maggiore è stata una festività, quella di Sant'Antonio, titolare della parrocchia della Contrada Moio, esclusivamente fondata sulla preparazione con la tredicina, che è stata vissuta per una prima parte celebrata e vissuta in chiesa, una seconda parte invece in diversi punti della contrada, e poi con le quattro celebrazioni di quest'oggi, l'ultima di questa sera presieduta da Don Remigio, e che ci ha introdotto anche nella solennità del corpo e sangue del Signore, e quindi l'abbiamo conclusa con la benedizione eucaristica. Quest'anno abbiamo celebrato gli 800 anni dell'ingresso di Sant'Antonio nell'ordine francescano, una vocazione nella vocazione, un processo di conversione, quello come l'ha definito Papa Francesco nel suo messaggio ai francescani. E quindi anche noi abbiamo dovuto, come dire, vivere un'esperienza di conversione, rivedere il nostro modo consueto di celebrare le feste religiose. Ma da quello che ho potuto constatare, i fedeli che hanno sempre partecipato anche gli altri anni non hanno fatto mancare la loro presenza e la loro devozione verso il Santo di Padova. Al via i lavori per la realizzazione dell'ecomuseo virtuale nel comune di Rocca d'Aspide. I dettagli. Consegnati i lavori di riqualificazione di parte dell'edificio ex casa comunale di Rocca d'Aspide, finalizzati all'espansione dei servizi socio-assistenziali e alla realizzazione di un centro famiglia. I lavori, per un importo di 500.000 euro, consentiranno la riqualificazione del secondo e del terzo piano dell'ex casa comunale, al cui primo piano attualmente si trova la caserma dei carabinieri forestali del parco. Con questo lavoro l'amministrazione comunale, retta dal sindaco Gabriele Giuliano, raggiunge due obiettivi. Il primo è la riqualificazione di uno degli edifici più significativi della città e più cari ai cittadini. Il secondo obiettivo è la possibilità di continuare ad offrire servizi socio-assistenziali alla comunità, che sono già un fiore all'occhiello. Il progetto per la realizzazione dell'ecomuseo virtuale invece prevede l'adeguamento di una struttura per l'accoglienza, l'informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. L'obiettivo del progetto è quello di integrare e migliorare l'attrattività turistica del territorio comunale, partendo dalla gloriosa storia di Rocca d'Aspide, che anche in passato come oggi era punto di riferimento per il territorio. E ci fermiamo ancora qualche istante per dare lo spazio alle offerte commerciali. A tra poco. Benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome: Fisiomedica. Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia, ortopedica, neurologica, sportiva, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1, Agropoli Salerno, per info e prenotazioni 366 20 90 988. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Prenota il veicolo adatto alle tue esigenze. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellabate.
www.cilentorent.com, Facebook Cilentorent Autonoleggio, telefono 0828 199 98 71. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. L'associazione offre al disabile la possibilità di integrarsi favorendo la socializzazione, migliorando il suo benessere globale, svolgendo tutti i giorni attività manuali, canore, teatrali, sportive. Tutto questo è possibile grazie ai volontari psicologi, sociologi o SSS. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. www.associazionelume.it, pagina Facebook Associazione Lume Agropoli, mail info@associazionelume.it. BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 14 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Pestum, Viale della Repubblica, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto, Pellezzano e Capaccio Pestum Statale 18. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. Da sempre Focus Point fa la differenza perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor, Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, grif delle migliori marche. Riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2.000 metri quadrati di showroom e 8.000 metri quadrati di superficie aziendale, ti offre in pronta consegna oltre 100.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche a prezzi imbattibili. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori, consulenza gratuita, assistenza pre e post vendita, possibilità di finanziamenti a tasso zero. Vieni a trovarci! Santo Mauro, materiale per l'edilizia, strada statale 18, Capaccio Scalo, Salerno. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Presso lo studio si effettuano piani nutrizionali personalizzati, DNA e dieta, valutazione e composizione corporea. Studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, via Giuseppe Verdi 1, Agropoli. Telefono 338 5711 713. Pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere, email nutrizionericci@virgilio.it. Convergenze, internet, phone, TV, energie.
Ben ritrovati, terza ed ultima parte del nostro telegiornale. Apriamo con Salerno questa terza parte. A breve un bando per la gestione delle spiagge libere. Ascoltiamo la nostra corrispondente da Salerno. Sarà emanato nei prossimi giorni il bando attraverso il quale l'amministrazione comunale di Salerno affiderà in gestione le spiagge libere a dei soggetti privati che dovranno garantire e controllare l'accesso sul bagnasciuga, ma potranno anche noleggiare e fittare sedie a sdraio ed ombrelloni. Fa parte del piano approvato ieri dalla Giunta Comunale su proposta degli assessori all'ambiente Angelo Caramanno e alla mobilità Mimmo De Maio. Ci siamo organizzati prima di tutto per dare risposta a dispositivi anti-Covid predisposti all'interno dell'ordinanza della Regione Campania, quindi dovendo garantire il tracciamento dei posti ad assegnare, quindi un contingentamento dei numeri sulle spiagge libere, quindi diciamo un'indicazione che do ai cittadini salernitani oppure ai turisti, che coloro i quali vorranno fruirne, che quest'anno l'accesso potrà essere garantito tramite un dispositivo di prenotazione o perlomeno di registrazione al momento quando si arriva in queste zone che saranno attrezzate con un minimo di disposizione, di indicazioni dei posti ai quali bisogna poi far riferimento, e quindi ci sarà l'opportunità poi attraverso un bando pubblico che verrà emanato nei prossimi giorni di trovare i soggetti che garantiranno il governo di questi dispositivi, quindi l'accesso, la tracciabilità, la disposizione dei posti che è già stata fatta dal comune, poter dare un servizio in più ai nostri concittadini. E restiamo sempre su Salerno, i giudici protestano contro il Ministero. Ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio. Prima l'autocritica, poi la difesa della categoria e infine l'affondo al Ministero di Grazia e Giustizia. I giudici si giudicano, recitano una sorta di mea culpa provando a ridare autorevolezza e credibilità alla categoria, ma poi si dissociano dalla paternità di molte scelte che hanno fatto storcere il muso ad avvocati e cittadini. Il distretto di Salerno dell'Associazione Nazionale Magistrati, con una lunga nota, ha provato a fare chiarezza su alcuni temi scottanti dell'amministrazione della giustizia in città ai tempi del coronavirus. In attesa delle improcrastinabili riforme idonee anche al completo ridimensionamento del sistema delle cosiddette correnti all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, si legge, si prende atto della necessità che l'adempimento alla domanda di giustizia dei cittadini e le modalità con le quali i magistrati si adoperano per darvi pronta risposta debbano essere rese note perché l'opinione pubblica sia informata in ordine alle enormi difficoltà nelle quali giudici e PM sono costretti quotidianamente a svolgere la propria funzione, comprenda nelle esistenti inefficienze l'origine di esse e quali siano i soggetti, magistratura compresa, deputati alla soluzione. Le riflessioni sono figlie anche del flash mob da parte degli avvocati salernitani andato in scena qualche settimana fa, che contestavano il pessimo funzionamento dell'attività giurisdizionale nella cosiddetta fase 1 della pandemia. Sull'argomento però i magistrati puntano l'indice su decisioni politiche. Il termine del periodo di emergenza fissato originariamente è stato individuato dal Ministero della Giustizia e non dalla magistratura. La riduzione drastica del personale amministrativo è stato deciso dal Ministero della Giustizia e non dalla magistratura. L'impossibilità per gli amministrativi di utilizzare da casa gli applicativi degli uffici giudiziari, che determina la marginalizzazione del servizio rendendolo del tutto inidoneo a ridurre anche di un solo giorno la durata di un procedimento, è una scelta del Ministero della Giustizia e non della magistratura o dei dirigenti amministrativi locali. I lamentati disservizi pertanto non possono essere addebitati alla magistratura o all'organizzazione amministrativa locale, riguardando competenze ad essa estranee. La nota si conclude con una lunga serie di evidenze rimarcate dai giudici, con tanto di sentenze pubblicate in sede civile e penale nonostante il periodo dell'emergenza sanitaria. I giudici si dicono pronti ad una completa ripresa dell'attività giudiziaria non appena le autorità preposte avessero ritenuto che ciò rispondesse a condizioni di sicurezza. E sempre nella città salernitana un protocollo per incentivare la mobilità. Ce ne parla il nostro corrispondente. Sentiamo.
in bicicletta per fare acquisti, andare al lavoro, a scuola o semplicemente per fare passeggiate ed escursioni, promuovere la mobilità sostenibile e favorire il rilancio del commercio di prossimità a Salerno. È su questo binario che è stato stipulato questa mattina un protocollo di intesa tra l'Associazione Nazionale dei Centri Storici di Salerno, Confesercenti Salerno e FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Salerno, tutti in sella per una ciclopasseggiata che si è svolta lungo il percorso ciclabile del circuito del mare, dalla zona orientale della città fino al centro, lungo un percorso con soste anche presso alcuni esercizi commerciali che hanno già adottato iniziative per favorire l'uso della bicicletta, fino a giungere in piazza Portanova, dove c'è stata la sigla del protocollo, che nasce da una riflessione comune sull'opportunità di implementare e di incentivare nuovi modelli di sviluppo sostenibile e quindi di favorire la ripresa e il rilancio degli scambi commerciali in città e nel centro storico. Noi siamo qui per chiedere all'amministrazione di Salerno, insieme a Confesercenti, una città che abbia un approccio diverso alla mobilità. Chiaramente in primis la bicicletta, ma anche rivedere in totale gli spazi pubblici. Ecco, le esigenze di noi cittadini, ambientalisti, con quelle del commercio che spesso è in crisi proprio per problematiche relative al traffico, oggi si ricongiungono. E con questo servizio andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e vi do appuntamento a questo pomeriggio alle ore 18 con la consueta diretta news su Cilento Channel, ospiti come ogni settimana, come ogni lunedì, la minoranza del comune di Agropoli e poi probabilmente anche l'intervista con il sindaco Adamo Coppola. Grazie, è tutto per oggi, arrivederci ad una prossima edizione del nostro telegiornale.